Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a Rotonda, il ristorante Braceria Rimessa vi aspetta per farvi gustare le ricette della tradizione gastronomica locale. Il ristorante Braceria a Rimessa è in via Vittorio Emanuele a Rotonda. Una gran bella partita, tante occasioni come al solito sfumate, però poi alla fine tutta la rabbia nel destro di Oppo sulla ribattuta del portiere al 44. Sì, la volevamo questa vittoria anche perché molte volte siamo stati, diciamo, poco incisivi là davanti, ma tantissime occasioni. Mi va di salutare e di ringraziare questa società, capeggiata dal presidente e da tantissime persone molto professionali. Però questa vittoria mi va di dedicarla ad Antonello Giordano, dove ci è mancato oggi per problemi familiari, e tutta la squadra io la vogliamo dedicare a lui, perché questa è una squadra veramente di grande qualità. Poi ci sono venuti a mancare tantissimi attaccanti come Ferrera, Coretta, Africano per un periodo di tempo. Creavamo tanto e quindi abbiamo finalizzato poco, però abbiamo giocato tantissime partite mercoledì e domenica, non abbiamo potuto gestire gli attaccanti e quindi abbiamo fatto di necessità virtù con Adeyemo e Diop. Ringrazio anche loro per il supporto, veramente questa è una squadra prima di uomini e poi di calciatori. Alla fine coronata con questa vittoria, ce lo meritavamo. C'è da dire pochissimo perché abbiamo fatto una grandissima partita. L'anno prossimo sarà ancora Mister Pepe a guidare questa squadra? Ma io voglio ringraziare innanzitutto il presidente per avermi dato questa opportunità. Poi la società che decide, io, diciamo, sono riconoscente a questa società. Mi dovessero arrivare altre richieste, passeranno sicuramente in seconda battuta, perché ho grande rispetto per questa società. Presidente, si chiude nel modo migliore questo campionato, con una grande vittoria. Sarà sicuramente contento di come oggi si è espressa la sua squadra. Ma chiudere con una vittoria, certo che fa molto piacere. Un campionato molto stressante, molto particolare. È stato un campionato, sinceramente non si vedeva pure l'ora proprio di chiuderlo, perché giocare il 20 giugno è fuori dalla norma. Abbiamo fatto delle trasferte micidiali, facendo due trasferte per 2 o 3 settimane in Sicilia, andata e ritorno. Insomma, è stato un campionato molto molto stressante. Ritengo che abbiamo fatto un buon campionato, chiudendo oggi con questa vittoria al 7° posto, in un campionato che avremmo potuto fare pure di più. Purtroppo alcune vicissitudini non hanno fatto bene, hanno portato un po' qualche danno alla Rotonda. Presidente, il futuro di questa squadra? È una domanda molto difficile per tutta una serie di aspetti. Io ho fiducia nella giustizia, però l'8 è inutile nasconderci. L'8 di luglio ci sarà la prima udienza in una storia assurda che ha tirato in ballo pure Rotonda, in una storia di calcio scommesse, di partite, si presume, io l'accusa presume che siano partite truccate a fine di scommesse. Noi purtroppo abbiamo avuto 2 anni fa, fra l'altro dico, per una partita di 2 anni fa, dico, le cose vanno fatte subito, non come la giustizia italiana, dopo 10 anni che si fanno le sentenze, però in una partita che c'è stato un errore tecnico. E purtroppo siamo stati coinvolti in questa storia, come noi ci sono tante altre società, tante altre società che hanno vinto partite a tavolino per errori tecnici proprio nel cambio degli under, quindi non siamo i primi e non saremo assolutamente gli ultimi. Quindi io l'ho ripetuto già altre volte, non si sono cambiato quest'anno, il Ragusa, il Francavilla qui di Cupparo che ha vinto una partita pure a tavolino, ce ne sono tante, la Roma che ha sbagliato, che è andata una partita persa per un errore tecnico sulla distinta. Quindi purtroppo il Rotonda, dico, è stato tirato in mezzo in questa storia che nulla ha a che vedere
partiamo da una cosa col calcio scommesse, perché la partita si è giocata in campo, abbiamo vinto a tavolino per un errore tecnico e quindi dobbiamo aspettare all'esito di questa cosa. Noi riteniamo di avere tutte le carte in regola per poterci difendere, perché noi non abbiamo pagato nessuno, non abbiamo fatto accordi con nessuno e quindi dopo di questo certo parleremo del futuro. Dovendone parlare oggi, diciamo, sono in tante che andrebbero riconfermate. Capitano, si chiude questo con quest'ultimo atto contro il Dattilo, questo campionato strano. Ma credo che il merito vada fatto a tante persone. Se la squadra ha funzionato, se abbiamo raggiunto la salvezza con ampio anticipo rispetto ai programmi, e vanno fatti complimenti davvero a tutti, a partire da questa società che ci è stata sempre vicina. La ringrazio davvero di cuore, dal presidente Franco Bruno a Rocco Di Tommaso, al direttore Angelo Paladino, e non vorrei dimenticare nessuno, davvero ringrazio tutti. Ringrazio lo staff e da forse il primo allenatore che c'è stato all'inizio, che era Mario Pascuzzo, e quest'anno ne abbiamo cambiati davvero tanti, e per ultimo il mister Alfonso Pepe, che ci ha dato davvero una grossa mano, è arrivato qui da circa 2 mesi, si è messo subito, noi ci siamo messi a sua disposizione, lui si è messo davvero a disposizione della squadra, quindi lo ringraziamo di cuore. E poi per ultimo ringrazio tutti i miei compagni di squadra, ma da capitano dico davvero bravi a tutti. È stata davvero un'annata difficile, lunga, faticosa, quindi grazie davvero a tutti per i risultati raggiunti. Allora Saverino, avete non solo vinto ma giocato veramente alla grande, e in questo ruolo comunque ti diverti molto di più che giocare esterno basso. Sì, diciamo comunque che il mio ruolo è il centrocampista, mezzala, anche trequartista, però mi adatto in diverse zone del campo in base appunto alle necessità della squadra e del mister. Oggi soprattutto ho avuto diverse occasioni tra il portiere che è stato bravo, magari io sono stato un po' impreciso, diciamo che è un peccato sotto questo punto di vista, però va bene così, l'importante è la prestazione e soprattutto giocare bene. Senti, oggi hai provato il sinistro al Fulmicotone, sei stato un po' sfortunato, un po' il portiere veramente ci ha messo l'unghia. Sì, è da più partite che cerco il gol, ma sfortunatamente non riesco a trovarlo. Sarà per la prossima stagione, spero che potrei iniziare a segnare. Senti, a proposito di prossima stagione, è a tinte bianco-verde il futuro di Bottalico oppure no? Questo sarà da vedere dalle decisioni che si prenderà insieme alla società e ai miei agenti. Senti, ma la tua volontà qual è? La mia volontà è che io vado dove sto bene. Io qui sono stato bene, adesso aspetta solo la società a vedere un po' come bisogna mettersi d'accordo.